Domenica mattina, il 4 maggio, ci siamo ritrovati di buon'ora a Casale di Morfasso. Dovevamo percorrere un tratto della via dei Monasteri Regi e raggiungere Valle. Il tempo era decisamente bello, temperatura ideale per camminare, per sentieri e per boschi. Transito un padi con gli amici della via dei Monasteri Regi nei giorni precedenti avevano ispezionato e verificato che tutto fosse a posto. Solo un po' di fango, ma niente che potesse fermarci. E così abbiamo cominciato a camminare. Chilometri di sentieri tra boschi e piccoli paesi, raccolti in uno scenario spettacolare tra il Monte Lama, il Groppo di Gora, la Valtolla e la Grande Valle Vecchia. Quando con al tetto viene tutta una casa. Già dal Pelizzone riuscivamo a scorgere il grande castello di Bar, la nostra meta. Più camminavamo, meglio ci sentivamo. Solo alla fine un po' di stanchezza, mitigata dalla grande soddisfazione per la bella giornata e il buon cibo. Volevo portare un saluto dalla cooperativa di Asco Rosso all'associazione di pellegrini Transit Umbani venuti da Piacenza in un castello che è stato molto piacentino, nel senso che è stato soprattutto il castello dei Grandi. Buongiorno, sono Umberto Pepelli di Transit Umbani e noi ben volentieri abbiamo colto l'occasione di accettare l'organizzazione, la coorganizzazione assieme agli amici di Diaspora Rosso per questo avvenimento. Allora, noi veniamo da Casale di Morfasso perché da 4 anni, assieme agli amici della Via dei Monasteri Regi, che sono coorganizzatori assieme a noi dell'evento di oggi, stiamo, non dico esplorando, perché loro l'hanno già esplorata da tempo, ma stiamo promuovendo questa via che è non un'alternativa della Via Francigena, ma è un asse portante della Via Francigena. Che da Fiorenzuola arrivava a Bardi e poi proseguiva come prosecuzione naturale fino a Pontremoli, luogo in cui si innestava nell'attuale via, quella che è considerata la via di Sigerino.